Buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi sarò io, Gigi, a commentare quello che andrete a vedere. Buona visione! Questo è il trucco che andremo a fare. Ciao a tutti, ho molta fame. Questa è la prima cosa che andrò a mettere, di puro Biocosmetics, un primer. Ne metto un po' di qua, un po' di là, un po' di su, un po' di giù, e un po' sul naso, e inizio a massaggiare, a spalmare a destra e manca. Massaggio un po' la fronte, sì, scendo verso il naso, verso gli occhi. Ho molto caldo, fa caldissimo oggi, non avete idea. Secondo prodotto, puro Biocosmetics BB Cream Barbecue, la crema del barbecue. Sempre un po' di là, un po' di qua, un po' di su, un po' di giù, e uso questa spugna. Vado a picchiettarmi sotto il mento, sulle guance, guancia destra dove c'ho i baffetti, guancia sinistra, salgo verso gli occhi, la fronte, e passo a un nuovo prodotto. Visto che due sono pochi, mettiamo il terzo, della Too Faced, vicino agli occhi, è arancione. Non ditemi a cosa serve, perché penso che sia un come si chiama questo? Correttore. Un correttore. Ci correggiamo. Questo non so che un altro correttore, ovviamente. E questo lo mettiamo sotto gli occhi, dalla parte bassa dell'occhio fin verso le guance. È lo stesso di quello di prima, secondo me. E picchiettiamo. Vi divertite così? Ora la terra del Sahara, Diego dalla Palma. Un'altra spugnetta fatta a punta, e Ale sotto l'occhio. Ma quanta roba ci mettete sotto gli occhi? Ale. Boh, giusto, era poco, quella che sporchiamo un po' per terra e poi ne mettiamo un po' su tutta la faccia, giusto per far finta di aver fatto qualcosa, così. Ok, ora mettiamo una matita punta brown, vado a fare le sopracciglia. Me le sto riempiendo perché c'ho i buchi. Vado un po' a usare anche un pettinino. E ora vado a mettere un altro prodotto di Diego dalla Palma, un fissatore, sarà tipo una lacca. Un po' di qua, un po' di là. Cucù, giochiamo a nascondino, ci sono! Ora andiamo a usare una palette per farci gli occhi. Prendiamo un po' di colore, ce lo picchiettiamo sulla palpebra oculare, destra e sinistra. È lo stesso di prima, inutile, lo facciamo rivedere. Colore leggermente più scuro e mettiamo un po' di colore sempre nella palpebra. Un po' di qua, un po' di là. È lo stesso di prima. Altro colore ancora, giusto perché erano pochi due, ne mettiamo tre. Ma l'hai già messo prima il colore lì? E perché te lo rimetti? Vabbè, un altro ancora, stessa paletta. Un altro colore ancora. Ma è uguale, non cambia niente. Ma non è che vi fa vedere sempre le solite cose? Altro colore più scuro stavolta, e mi raccomando, non sbagliate, perché bisogna fare chiaro, chiaro, scuro, chiaro. Se sbagliate l'ordine è un casino, eh. Questo che cos'è? Una roba nera di Nabla. Ah, vado a infilarmi una roba quasi a punta, sembra un pennello a punta tagliato, gli ha tagliato la punta secondo me con la forbice, e vado a fare una riga. Questi occhi di gatto. Ok, l'arnese infernale per piegare le ciglia. Io vorrei sapere chi l'ha inventato. Una matita nera per infilarcela negli occhi. Guarda che come me la infilo nell'occhio, mi piace pure, hai visto? Una lunga ciglia, un rimmel, un mascara che serve a colorare le ciglia, un po' su, un po' giù. Ancora quella di prima, ma l'hai già usato quel colore lì? Ah, sotto adesso, non potevi farlo insieme, no, eh. Mettiamo un po' Nars, roba che costa poco, è finito, comprane uno nuovo. C'è un pigiolino. Ora metto un po' di cuoricino sulle... è blush, questo lo so perché lo metto sulle guancette. Flash blush, è un gioco di parole, un flash blush. Ma l'hai pucciato nel colore o... Ora, due giorni per fare la riga delle labbra. E no, cosa fai? Prima i contorni e poi in mezzo. Io avrei fatto prima in mezzo, poi... mordo un fazzoletto perché mi diverte, mi piace mordere i fazzoletti. Ecco qua, trucco finito. Ovviamente spero vi sia piaciuto. Seguite tutta la lettera e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao, ci sono anch'io! Ciao!